Buonasera, benvenuti a questa trasmissione autogestita, un messaggio elettorale dove questa sera abbiamo ospite Sinistra Ecologia e Libertà ed il candidato alla Regione Lazio Gino De Paulis. Buonasera De Paulis. Buonasera a lei e a tutti i telespettatori. Allora De Paulis, campagna elettorale che ormai insomma è entrata decisamente nel vivo, mancano 20 giorni più o meno alla tornata elettorale. Come sta andando fino adesso? È molto faticosa, una cosa veramente un turbinio di incontri, di idee, di scambio di vedute con le persone. Sta andando bene, secondo me sta andando bene. Le manine le ha stampate, sì. Lei fa che non ne ha. No, vi spiego perché. Questa mattina dovevo mettere la manina dietro, ne serviva una. Ma non l'aveva, non ce l'aveva. Quindi è andata così. Il candidato che non ha le manine, veramente. No, ce n'ho tante, non l'avevo dietro. Effettivamente. È vero che non abbiamo una grandissime risorse economiche, e questo è vero. Però almeno le manine. Insomma. Almeno dice quelle. No, quelle ce l'abbiamo. Parliamo seri. Parliamo seri, noi proprio, ecco, sulla sobrietà. Abbiamo basato questa campagna elettorale, noi riteniamo come tutti, intanto perché non ce l'abbiamo e quindi siamo quasi costretti, ma anche se ce l'avessimo la possibilità economica, noi non faremmo mai una campagna elettorale da 200-300 mila euro, perché pensiamo che se o te le sei prese non sono i tuoi o li vuoi far fruttare 10 volte di più. Noi faremo una campagna, cercheremo di, con questa campagna elettorale, di battere intanto un premio di sobrietà. Facciamo un porta a porta in mezzo alla gente quello che stiamo facendo tutto il giorno, tutti i miei compagni, tutta l'istituzione di Civitavecchia, Roma che ci appoggia. Io mi divido tra Roma e Civitavecchia. Ieri sera stavo a Garbatella, all'Ambra, al Teatro Ambra, e c'erano tanta gente, c'era il Smeriglio, c'erano tutti gli istituzionali del posto, c'era Catarci, il presidente dell'undicesimo municipio. Stasera sto a San Lorenzo, domani sto a Testacci, insomma stiamo girando Roma al pomeriggio. Alla mattina siamo a Civitavecchia in mezzo alla gente, in mezzo ai lavoratori, abbiamo incontrato tante realtà di Civitavecchia e anche la gente comune. Andiamo nelle case, al pomeriggio ci organizzano questi incontri, una campagna elettorale un po' all'antica, ma sinceramente ti dà molta soddisfazione, è un punto d'ascolto, un momento d'ascolto. La sobrietà sta al centro chiaramente di questa cosa, e anche con i manifesti stiamo dimostrando, perché abbiamo voluto, io ho fatto i primi 30 manifesti, li abbiamo dati all'affissione comunale, e poi adesso sulle plance non le mettiamo nei nostri spazi. È chiaro che poi arrivano da Roma, ti coprono tutto, e siamo costretti ogni 6 ore a mettere quei 4 manifesti per essere visibili, che poi non so a che servono. La solita storia in tutte le azioni, gente che viene da fuori. A proposito di gente da fuori, io penso, spero, credo, mi auguro, al di là del voto dedicato a me, no? Chiaro che io sto qui, chiedo un consenso per me, è pure difficile chiedere un consenso per se stesso. Però io penso che questa volta Civitavecchia non si deve fare infinocchiare da chi chiede il voto per gente di fuori. Perché giustamente chi è di Tivoli, chi è di Zagarolo, chi è di Roma fa l'interesse del suo territorio, giustamente, come io, se sarò eletto, farò l'interesse del mio. La richiesta di un voto data a una persona che non si conosce, non si vedrà molto probabilmente mai più, è perché serve solo a quello che sponsorizza questa persona. L'ipotesi più svariate ci sono sul territorio: date un voto, chiaramente, secondo me, il consiglio, anche che non sono io, comunque una persona raggiungibile, una persona di Civitavecchia, può essere raggiunta, toccata, stimolata e anche criticata se ce n'è bisogno. Io mi stupisco sempre del suo modo di fare veramente campagna elettorale, perché insomma invita al voto anche di altri candidati, di altri territori. Invece che può essere un'epoca, insomma. No, certo. C'è gente di Civitavecchia che... Di solito non si sentono queste cose. Comunque, al di là di questo, andiamo sulle cose piuttosto quindi concrete. Quindi due critiche subito, abbiamo preso le manine e che faccio la campagna elettorale per gli altri. Vabbè, ormai un suicidio politico. Ma chissà, magari invece ha il suo tornaconto. Non è studiato, chiaramente. No, affatto. Su questo posso garantire. Però andiamo appunto sulle cose concrete, perché insomma lei si candida alla Regione Lazio. La Regione Lazio, come in tutte le regioni, naturalmente uno degli argomenti principali è la sanità. È un po', no, l'argomento principe di cui si deve occupare la regione. Di tutto il bilancio della regione. Come siamo messi per quello che siamo riguarda la sanità? Siamo messi disastrosamente.
Io penso che intanto le cose vanno viste quando stai dentro. È chiaro che noi sentiamo quello che c'è sulla sanità, vediamo il prodotto di una serie di malaffare che si è prodotto negli anni da tutte le giunte che si sono succedute. E questa è un'altra autocritica. Secondo me non siamo riusciti a sistemare nulla. Certo, c'è chi fa dei picchi spaventosi come la giunta Storace, che ce l'ho 10 miliardi di euro di debito e si sono scoperti quando è intervenuta la giunta Marrazzo, e poi però è continuato su questa falsa riga di negatività. L'80% del bilancio della Regione Lazio è della sanità. E un concetto volevo esprimere, al di là del malaffare politico, no? Che si esprime e si evidenzia nelle sue più svariate forme, abbiamo visto quello che è successo in Regione Lazio. Io dico che però i politici si cambiano, no? Perché sono eletti, quindi periodicamente c'è chi cerca di imbullonarsi chiaramente sulle sedie e ci riesce 2 o 3 mandati, e chi invece poi si alterna. Ma la continuità del malaffare, secondo me, sta anche nei dirigenti pubblici. Cioè non è possibile che un dirigente alto livello che guadagna 200-300 mila euro in regione, perché quello guadagna, diciamo sempre i politici, ma anche loro guadagnano cifre di quel genere, anche di più, poi non sia al corrente di tutto quello che succede sulle ASL, sulla malasanità, su tutte le questioni, sul punto unico per andare a acquistare. Cioè la Regione Lazio magari acquista le siringhe a 1 centesimo da una parte e a 5 centesimi dall'altra. Nella Regione Lazio, la nostra ASL ne è testimonianza vivente, abbiamo una quota capitaria che è inferiore di 150 euro a quella di Viterbo. Cioè noi prendiamo ammalato 150 euro meno di Viterbo, quindi non c'è neanche livellamento in questo genere, come se noi valessimo, quando siamo ricoverati o stiamo male, 150 euro al giorno meno di Viterbo. Quindi è una questione veramente da un livellamento da fare, quindi sobrietà, trasparenza e onestà sotto quel punto di vista. È chiaro che poi il sistema sanitario nostro, che è il migliore del mondo, perché va detto il migliore del mondo, ha delle carenze che portano a già pochi fondi ci sono. Se li sprechi o se te li rubi, chiaramente tutto il sistema implode. Ne faccio un esempio stupido che non c'entra con magari con l'accaparramento in debito, no, ma c'entra con una visione miope. Il pronto soccorso di Civitavecchia ci sono stato io, l'hanno fatto adesso, una struttura nuovissima, e doveva risolvere i problemi, diciamo, di una struttura che era oberata, che era ingolfata di persone, eccetera, eccetera. Io ci sono stato, allora intanto hanno tolto 3 infermieri e 2 medici, e già lì la prima carenza, no? La carenza di personale si evidenzia con una risposta negativa data all'utenza. E poi hanno fatto questo pronto soccorso, che è un corridoio stretto con tutte camerette che si irradiano da questo corridoio, quindi l'open space per l'urgenza è chiaramente il primo momento di operatività. Ci sono delle sale piccole dove gli operatori non possono muoversi. Gli riesce difficile fare le operazioni, che ne so, defibrillatore con la barella, devono girarsi, devono fare, vi hanno spiegato loro, e hanno questi spazi angusti, ristretti. Questo progetto risale a 10 anni fa, capito? Io non so quanto è stato modificato nel tempo e non so quanto hanno ascoltato, chi ha fatto questo progetto, ha ascoltato gli operatori, coloro i quali operano su quel settore, vivono quotidianamente questo tipo di problematiche. Quindi tu, quando fai una struttura di quel genere, chiaramente devi rivolgerti a chi sta tutto il giorno lì, non puoi pensare di sapere tutto. Certo, perché deve darti dei consigli su come... È chiaro, ma è il senso proprio poi della politica, no? Riportare l'esigenza della gente, portarla all'istituzionale che finalizza solo quello che è, perché non puoi pensare che sei un tuttologo e che sai tutto di tutto. Io che ne so come si opera all'interno di un pronto soccorso, ma io lo dico che non lo so. Chi lo sa come si opera all'interno del pronto soccorso se non lavori al pronto soccorso? Quindi non dice, la politica dovrebbe sentire queste persone, dopodiché agire a secondo di quelle che sono le esigenze, ovviamente. Ma assolutamente sì, su tutti i campi. Questo poi è un campo talmente particolare, si parla di salute, si parla di vita. Allora, io dico, quel pronto soccorso adesso
ecco, mettiamoci tutti insieme di buzzo buono e cerchiamo di portare di fare dei provvedimenti affinché diventi operativo in positivo. È un po' difficile perché la struttura ormai è quella lì, è ingessata, però ci sono degli uffici vicino, mi hanno detto, ho parlato, che potrebbero essere liberati quando apriranno il nuovo reparto di rianimazione che si sposta, quindi un po' di uffici potrebbero messi, insomma, devi fare una serie di, però insomma, una serie di operazioni. Io sto dicendo che tu quando fai una struttura nuova il minimo è che sia operativa, ecco, ti dovevi aspettare questo, poi tutta la carenza di personale dovuta anche, ecco, su questo infatti volevo un attimino chiedere di più, perché che non li hanno inseriti più. Infatti, cioè, ci sono comunque problemi anche dal punto di vista occupazionale, mi pare di capire. Ma assolutamente sì, la sanità è un grosso settore, anche lavorativo, no? E tutte queste negatività vanno a finire, anche a caduta, ricadono sugli operatori e quindi c'è un rinculo di disoccupazione negativo, no? Anche sulla sanità privata, un conto è il rischio d'impresa, no? Che il padrone si prende rispetto a quello che fa. Un conto è la metà o più del guadagno rispetto a quello che produce. Il rischio d'impresa è un 20%, un 25%, io ci sto a darlo questo rischio d'impresa, no? Ma al invece è 50, io mi prendo il 50 rispetto a quello che introduco dal lavoro che faccio, invece di essere il 20. Poi, al momento che c'è un deficit, il rischio d'impresa non conta più e caccio subito la gente, ottimizzo. Quindi per l'aria vorranno sempre gli stracci. Gli stracci in questo caso sono i lavoratori e comunque gli utenti che perdono un servizio che dovrebbe essere un servizio obbligatorio dato a loro. E poi c'è un altro fatto, e questo è successo a me. Ci sono operatori nel pubblico, medici, che lavorano nelle strutture pubbliche. Se tu devi fare un TAC, magari, devi essere ricoverato qualche giorno, è successo a me, non personalmente, persone a me vicine. Se stai ricoverato 4 giorni poi te la fanno, se la fai d'esterno te la fanno fra un mese. Però se paghi subito, te la fanno domani mattina in una struttura privata e magari lì in quella struttura che ti viene suggerita c'è pure il medico che stava all'ospedale quella mattina. Pure questo fatto va risolto, eh. Tu scegli, io ti pago bene, se stai in una struttura pubblica, stai in una struttura pubblica, se lavori in una struttura privata, benissimo, stai in una struttura privata. Questo compromesso, questa commissione, non va sempre bene. E quindi insomma lei dice che bisogna risolvere anche questa situazione. Oh, però insomma, per quello che riguarda il lavoro, ovviamente non è un problema soltanto nel campo sanitario, perché insomma il lavoro manca un po' dappertutto. Il lavoro manca dappertutto. E quindi che cosa? E quindi noi faremo subito, io mi prendo l'impegno insieme a tutto il mio partito, già di questo ne abbiamo parlato, uno dei primi atti che faremo se andremo in regione. Zingaretti vince e ci va in regione. Io non lo so, ma Zingaretti ci va. Se io continua a fare campagna elettorale per gli altri. Zingaretti vince e ci va. Il reddito minimo garantito penso che sia la prima cosa da fare, è un aiuto. È un aiuto sul sociale, intanto i soldi si disperdono in mille rivoli e invece lì potremmo incanalarli subito in quella direzione. È la prima cosa che noi penso che faremo, anzi possiamo dire che questa proposta la facciamo sicura. Poi bisogna trovare mettere in piedi tutta una serie di sinergie positive, perché i soldi ce ne sono pochi, però sono spesi male. Le faccio un esempio: in provincia, vado a vedere come la provincia, chiaramente tutti gli enti pubblici hanno il piano delle opere, il piano delle opere triennale, sarebbe un libro che è quasi sempre un libro dei sogni, no? 300 opere che noi diciamo nella nostra intenzione vorremmo fare. Alla fine, concretamente, storicamente e anche da uno studio, si può vedere che se ne fai 7, 8, 10, di quei 300 sei stato bravo, se le porti a termine. Beh, vicino a ognuno di quell'opera che non si farà mai c'è consulenza e progettazione, che è il 10% della somma dell'opera prevista. Soldi che si possono quindi risparmiare. È un fiume di soldi che va via. L'esempio più eclatante è il ponte di Messina. Oggi adesso noi dovremmo pagare 200 milioni di euro per non farlo
E già abbiamo pagato tutto consulenza e progettazione. Poi la cittadella del lavoro, ma non so se c'è tempo. No, però ormai no. Non magari ne parliamo la prossima. Cittadelle del lavoro tipo Porta Futuro, che hanno fatto a Roma, già stata fatta, mettere tutti insieme centro impiego, richiesta lavoro, centro formazione, quindi finalizzare la formazione alla richiesta di lavoro, ufficio relazioni del pubblico, tutti insieme. Quindi tutta la gente, quando si parla di lavoro, quando c'è richiesta di lavoro, quando c'è disponibilità di lavoro, si trova lì e si crea un circolo virtuoso. Bene, magari la prossima volta la spiegheremo anche meglio, perché effetti è interessante questa cittadella del lavoro. Grazie a Gino De Paolis per essere stato nostro ospite. Grazie a voi. E grazie naturalmente anche a voi per averci seguito. Un buon proseguimento di serata a tutti.